dopo che sembrava un passo dallo United, sembrava che lo United era disposto a quasi offrire la cifra che voleva l'Inter, l'Inter ha saputo resistere, ha detto o questi soldi oppure niente, e Ivan Perisic è rimasto all'Inter. E finalmente c'è anche la notizia che tutti noi interisti stavamo aspettando, ovvero il rinnovo di Ivan Perisic fino al 2022, 5 anni ovviamente, il rinnovo di 5 anni. Sono strafelice, sono contentissimo che Ivan Perisic è rimasto all'Inter, anche perché è nel pieno della sua carriera, 28 anni, quindi sicuramente io, come spero tutti gli altri interisti, siamo tutti strafelici di Perisic. È rimasto secondo me per la maggior parte grazie a Luciano Spalletti, che crede tantissimo in lui, e ha detto anche lui adesso nell'intervista, ha fatto Spalletti è l'allenatore che mi migliorerà tantissimo, al 100%, io sono convinto di questa cosa, anche perché Perisic, nonostante sia molto discontinuo, cioè la scorsa stagione è stato molto discontinuo come la stagione prima, ha sicuramente sempre fatto bene. Se Perisic ha voglia di giocare, che comunque è un allenatore con gli attributi dietro, per me Perisic è devastante, fortissimo, anche perché ha un dribbling e una corsa incredibile. Con la Roma ad esempio non ha fatto una partita, cioè ha fatto una partita brutta fino a che l'Inter giocava male. Quando l'Inter cominciava a girare e a giocare bene, raga, è venuto fuori Perisic e ha fatto quegli ultimi 10 minuti devastanti. Ma a parte questo, finalmente ha rinnovato con l'Inter, le voci di mercato si sono levate tutte completamente. Quest'estate, come vi ho detto, sembrava un passo dal Manchester United, invece la sua presa in culo, come si dice, e è rimasto all'Inter. Con Spalletti può fare veramente bene, ragazzi, affidatevi di Spalletti, sfidatevi anche di queste parole che vi dico io. Con Spalletti Perisic può fare veramente bene, io già ve lo dico che quest'anno ci farà rincavolare brutto Perisic, perché c'è da fa un bel lavaggio del cervello a Perisic, perché si sa che un po' i croati, i slavi così sono un po' particolari. Se hanno voglia te fanno la partita della Madonna, se non hanno voglia sarebbe proprio da entrare in campo, prenderli e buttarli fuori. Ma secondo me Luciano Spalletti farà un gran lavoro su Ivan Perisic, quindi un altro giocatore che rinnova con l'Inter, sono felicissimo ovviamente. Questo qui finalmente è un rinnovo come si deve, non rinnovo di Nagatomo, quello lì è stata veramente una cavolata assurda. Ma a parte quello, l'importante è che ha rinnovato Ivan Perisic fino al 2022, quindi se qualcuno arriva, borsi, adesso veramente devi sborsare i soldoni, 55 milioni minimo, prima magari era in scadenza, adesso con 55 milioni li devi sborsare. Ma a parte questo, ok, siamo tutti contenti, siamo tutti felici, Ivan Perisic ha rinnovato, è una bella notizia. Io stavo riposando, ho visto il telefono, cavolo, Ivan Perisic ha rinnovato, grandissimo, sono contentissimo. Dai, un altro, questo è un tassello importante della società, visto che non ci sono stati colpi in questo calciomercato, colpi importanti ovviamente, e questo qui è il primo colpo importante della società, ovvero trattenere Perisic e fargli un rinnovo di contratto, questo al 100%. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate del rinnovo di Ivan Perisic all'Inter, lasciate un mi piace, un commento. Vi ricordo domani, credo verso le 2, credo 2:15, ci sarà il video della mia rosa del fantacalcio che andrò a registrare ora, adesso, non ve lo carico subito anche perché con la connessione che ho io chissà quando me lo caricano. Qui da Smatti è tutto, lasciate un mi piace, un commento come ho detto prima, iscrivetevi al mio canale se non avete fatto, e sempre forza Inter, bella. I was looking at the higher floor.